Chi di voi non ha sognato almeno una volta di volare? Quante volte ce lo chiede lo psicologo? Hai mai sognato di volare? E quante volte l'uomo ci ha provato? Fortunatamente ci siamo riusciti, però c'è qualcuno, qualche simpatico folle, che decide di continuare a volare nella sua quotidianità per passione, usando magari proprio un deltaplano come questo. In questo caso si tratta di un deltaplano a motore. Però ha iniziato volando su un deltaplano senza motore, quindi facendo finta di essere davvero un uccello. È un modo sicuramente particolare che dà grandi emozioni, ma qual è la situazione in Italia? Chi è che può farlo? Voi a casa potreste farlo almeno una volta? È venuto a raccontarci la sua bellissima storia Paolo Alessandrini. Benvenuto, grazie di essere qui. Come vedi c'è una sedia sola, perché per lasciarti a tuo agio ti faccio accomodare a bordo del tuo deltaplano. Benissimo, grazie. Va bene? Allora Paolo, quando è che è nata in te la voglia veramente di emulare gli uccelli? Innanzitutto, di dove sei? Io sono di Pesaro. Di Pesaro. La voglia, diciamo così, è nata nel lontano 1979. Avevo sentito così vagamente parlare di qualche cosa che volava, ma sinceramente neanche sul vocabolario c'era la parola deltaplano, quindi non sapevo neanche di che cosa si parlava. Però io ebbi la fortuna di conoscere un ragazzo, il primo, che nella provincia di Pesaro già faceva questi voli, un mio amico Tino, che fra l'altro saluto. E quindi lo andai a contattare e lui mi disse: sì, si può fare. Ma esiste proprio un brevetto per imparare a... No, a quel tempo no. No, a quel tempo eravate proprio pochi folli in Italia. Sì, io sono il secondo della provincia di Pesaro. Ah. Oddio, anche adesso non è che siamo... Sì, non è che ce ne siano qua tutti i giorni, ci volano anche sulla adesso testa. Certo. Chi ci vede a volare con queste strutture, sinceramente, non è che ci consideri... un po' meno folli. E dov'è che andavi a volare in quel tempo? Ecco, a quel tempo noi andavamo a volare su dalle parti di Gubbio, che c'era un bellissimo monte, noi praticamente scoprimmo, e ben solo 5 anni dopo fecero i campionati mondiali di deltaplano. Era il Monte Cucco. E abbiamo visto delle foto che ti ritraggono proprio mentre in quegli anni, ragazzino, volavi in questi ambienti meravigliosi. Poi un giorno un'aquila l'ha tradito. Sì. Perché ti ha tradito un'aquila? Quella volta volevamo in un altro monte che è vicino a Pesaro e che si chiama Pietralata. E a un certo punto, mentre si volava, accanto a noi avevamo una coppia di bellissime aquile che ci volavano di qua e di là. Era uno spettacolo veramente maestoso. Se non fosse che giustamente la Guardia Forestale non era dello stesso avviso. Quindi vi ha visto? Ci ha visto e così ha ritenuto che voi disturbaste le aquile. Esatto, sì. Che sono animali territoriali. Per cui ci avrebbero potuto attaccare addirittura. Sì. Quindi però non si era preoccupato per voi, si era preoccupato per le aquile. La Guardia Forestale giustamente per le aquile. Per le aquile. E ha detto: voi lì non andate più a volare. Esatto. Voi lì non andate più a volare, e siccome io nel frattempo comunque erano passati alcuni anni, dovendo sempre andare in un monte che da casa mia è piuttosto lontano, ho pensato bene di metterci un motore come questo, e in questo caso sono stato il primo della provincia di Pesaro che ha volato con un carrello motore, quindi in quel caso io partivo dalla pianura. Paolo, che cosa ti ha spinto sempre a volare? Cioè, che cosa provi, che cosa si prova a volare su un deltaplano? Riesci a dirmelo in due parole? In due parole no, qualcuno in più tre. Magari, tre o quattro. Cinque, dimmi. Diciamo che il volo parte già dalla mattina, quando tu sai che adesso, dice oggi, andrò a volare. Quindi noi chiamiamo il nostro elemento è l'aria, così per il marinaio è l'acqua. Quindi lui guarda il mare, come si muove, noi guardiamo l'acqua. Guardiamo l'aria, nel senso che l'aria non si vede, però guardiamo il fumo, la bandierina, cerchiamo di capire se il vento quel giorno ci sarà amico oppure no. E poi ovviamente si va alla pista dove abbiamo, ecco, questi deltaplani, coscientemente
ci giriamo intorno per controllarlo minuziosamente. Sì, ma tu cosa provi? Ecco. Non mi interessa la cosa tecnica. A quel punto, una volta che noi decolliamo e che saliamo, perché saliamo in alto, la sensazione che io potrei descrivere, che meglio mi suggerisce, è libertà. Assoluta, totale libertà. Sapete perché io ho fatto a Paolo questa domanda? Paolo è una persona davvero deliziosa. Io ho conosciuto perché peraltro mi ha scritto una mail raccontandomi di questa sua passione, una passione però speciale, perché lui a un certo punto, adesso ha detto la parola libertà, io mi permetto di dire e di aggiungere leggerezza anche, no? E quindi ha detto, io provo queste emozioni fortissime, perché le devo provare da solo? Perché non posso farle provare a qualcuno che magari ha avuto dei problemi o vive una vita diversa da quella che vivo io? Guardate che cosa ha fatto. L'uomo è sempre stato affascinato dal sogno di volare. Leonardo da Vinci scriveva: una volta che hai gustato il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto, perché là sei stato e là vuoi tornare. Per Paolo Alessandrini, vedere il mondo